Buonasera, iniziamo la seduta con l'appello. Prego, segretario. Innamorato, dipinto, innamorato Giacomo, di donna, de bellis, mi assente. Laudo a Dio, Tritto, D'Amico, Borgia, D'Agostino, Santa Maria, Ciavarella, Ardito, assente, Borracci, assente, Pignataro, assente, Tortelli, assente. Presenti 12, assenti 5, seduta valida. Grazie segretario, prima di andare avanti con i lavori devo giustificare l'assenza del consigliere Miche, ha comunicato al sottoscritto la propria impossibilità a partecipare alla seduta odierna. Nomino come scrutatori i consiglieri De Bellis per la maggioranza e consigliere Santa Maria per la minoranza. Un attimo. Andiamo avanti quindi con il punto numero 1 iscritto all'ordine del giorno, presa d'atto della determinazione dell'ente territorialmente competente Ager Puglia numero 203 del 22 giugno scorso, assunta al protocollo generale in data 22 giugno 2021 al numero 12736, al numero 12736. Contenente l'approvazione della predisposizione del piano economico finanziario del tributo comunale sui rifiuti e servizi Tari 2021. Relazione a proposito l'assessore Fraschini, giusto? Prego, le cedo la parola. Sentite? Sì. Grazie Presidente. Allora, giusto un piccolo riassunto. La procedura di validazione del PEF consiste nella verifica della competenza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alle elaborazioni del piano economico finanziario e viene svolta dalla struttura interna dell'ETC che in Puglia è l'Ager. In particolare l'articolo 19 dell'MTR specifica che tale verifica concerne almeno la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori comune e in questo caso ditta appaltatrice Lati Tecnoservice raccolgo. Il rispetto della metodologia prevista nell'MTR per la determinazione dei costi riconosciuti e il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del gestore. In particolare, per quanto riguarda il Comune di Necattaro, tale PEF, redatto dall'Ufficio Ambiente a cui è stato poi ceduto l'incarico per la redazione all'avvocato Carratta, è stato inviato il 26 febbraio 2021 all'Ager. E a seguito appunto di diverse interlocuzioni tra il Comune e l'Ager e anche Tecnoservice su alcune richieste di integrazione, con questo consiglio chiediamo di prendere atto della determinazione dell'ente territorialmente competente, quindi Ager Puglia numero 203 del 22/06/2021, assunto a protocollo generale del 22/06/2021 numero 12736, contenente appunto l'approvazione della predisposizione del piano economico finanziario del tributo Tari 2021 e in particolare l'Ager ha validato la stessa identica tariffa del 2020, stesso identico ruolo, e questo ovviamente comporta una non variazione della tariffa Tari rispetto agli ultimi due anni precedenti. Con l'occasione io voglio ringraziare, anche perché siamo agli sgoccioli del Consiglio Comunale, il lavoro svolto da parte dell'Ufficio Ambiente, in particolare dal dottor Pignataro e dal dottor Teofilo, perché il loro impegno e anche la loro attenzione su determinati argomenti e volti anche a studiare a fondo quelle che sono le nuove metodologie ARERA ci hanno permesso appunto di avere delle validazioni del PEF in linea con quello che è stato forse l'ultimo PEF ad opera del Comune di Necattaro. Quindi questo ovviamente che cosa significa? Significa che il lavoro che è stato fatto
è stato fatto con coerenza e trasparenza, in maniera tale da far pagare ai cittadini tramite il tributo Tari solo esclusivamente quelli che sono i costi relativi allo smaltimento, non altri costi accessori. E contrariamente magari a quanto era stato fatto emergere tempo fa, dove si pensava che alcuni costi erano sovrastimati, in questo caso appunto la doppia validazione nel 2020 e nel 2021 dell'Ager conferma appunto che il lavoro che è stato fatto correttamente. Grazie Presidente. Grazie Assessore. Ovviamente una precisazione adesso, diciamo, confrontandomi con il Segretario, nell'intestazione della delibera e anche nella convocazione è ripertata per c'è un refuso perché la delibera dell'Ager numero 203 del 22/6/2020 ovviamente è del 22/6/2021, è solo nell'intestazione, nel corpo della delibera poi viene riportata correttamente la data del 22/6/2021, giusto a titolo informativo a beneficio di tutti i consiglieri. Andiamo avanti se ci sono interventi, altrimenti pongo in votazione il punto in oggetto. Sì. Prego consigliere Ciavarella. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Volevo solo chiedere all'assessore se la mancanza di documentazione ancora una volta da parte della ditta Tecnoservice all'Arera e all'Ager, spero che non ci ha penalizzato in nessun modo. Grazie. Grazie consigliere, prego assessore, vuole replicare? Sì, effettivamente la Tecnoservice continua ad avere difficoltà con questa metodologia, però così come sì, no, un po' per tutti i cantieri, ma non solo Tecnoservice, da quello che dai vari confronti che ci sono stati anche con gli uffici, un po' questa è la problematica legata a tutte le aziende che hanno grossi cantieri, mentre è molto più semplice per le piccole aziende che si occupano magari di un solo comune, perché in questo caso i costi sono direttamente dipendenti del comune stesso, mentre al contrario le grosse aziende che hanno cantieri un po' sparsi su tutta Italia hanno difficoltà a dover separare le voci di costo e indicarle per un singolo cantiere. Quindi le problematiche con la Tecnoservice in merito alla documentazione ci sono state diverse interlocuzioni, ma questo non danneggia il comune, perché contrariamente invece tutto quello che è stato fatto dal comune è stato fatto correttamente. Infatti, come cita all'interno della relazione allegata all'approvazione della tariffa, il Comune ha eseguito e risposto in maniera precisa nei tempi dovuti a tutte quelle che erano le domande. Chi è inadempiente invece è la Tecnoservice, la quale molto probabilmente potrà subire delle sanzioni direttamente dall'Ager sull'azienda. Esatto. Mentre il Comune su questo niente. No. Grazie. Grazie, andiamo avanti con la discussione. Il consigliere Santa Maria chiedeva se questa, che è una presa d'atto, debba essere votata. Il segretario mi conferma che anche la delibera è fatta in modo prevede una votazione con l'immediata anche eseguibilità. Andiamo avanti, quindi se non ci sono interventi pongo in votazione il punto in oggetto, ricordo, presa d'atto della determinazione dell'ente territorialmente competente Ager Puglia numero 203 del 22/6/2021, assunto al protocollo generale in data 22/6/2021 al numero 12736, contenente l'approvazione della predisposizione del piano economico finanziario del tributo comunale sui rifiuti e servizi Tari 2021. Favorevoli al punto in oggetto? Date le mani. 3, 6, 8, 9, 12 all'unanimità. Si vota per l'immediata eseguibilità del provvedimento. Favorevoli? Anche questa all'unanimità. 12. Il punto viene approvato. Si passa quindi al punto numero 2 all'ordine del giorno. Modifiche regolamento IUC Tari tassa rifiuti. Relazione in merito all'assessore Scattarella. Prego. Non si sente? Grazie Presidente. Buonasera a tutti. Allora, questa delibera
apporta alcune modifiche agli articoli del regolamento Tari, quindi tassa rifiuti. Perché si è reso necessario modificare alcuni articoli? Perché col decreto legislativo 116 del 3 settembre 2020 è stato modificato a partire dal 1 gennaio 2021 la definizione di rifiuto urbano, sopprimendo tra le altre cose anche la categoria di rifiuti speciali assimilati agli urbani e consentendo alle utenze non domestiche, questa è un'importante modifica, di conferire i propri rifiuti al di fuori del servizio pubblico. Quindi adesso leggerò soltanto gli articoli ovviamente che abbiamo modificato. Molti articoli abbiamo appunto eliminato la parola assimilati, quindi andando diciamo in ordine, l'articolo 20, gestione, classificazione dei rifiuti e definizione, all'articolo 1, quando appunto dice la gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero, smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, abbiamo modificato a questo articolo togliendo appunto la parola assimilati, quindi diventa la gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani. E quindi continua con costituisce il servizio di pubblico interesse svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale. Poi per quanto riguarda invece il secondo comma, dice il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo del 3 aprile 2006 numero 152, dal regolamento comunale di igiene urbana e gestione rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento. Questo era il vigente. Quello attuale è il servizio disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo del 3 aprile 2006 numero 152, dal regolamento comunale di igiene urbana, gestione rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento, che è stato appunto modificato, per questo abbiamo scritto. L'articolo 3, infine, il previgente diceva, si definisce rifiuto ai sensi dell'articolo 183,1 lettera A del decreto legislativo del 3 aprile 2006 numero 152, qualsiasi sostanza ad oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi. L'articolo 3 attuale diventa la definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del decreto legislativo del 3 aprile 2006 numero 152, quindi codice ambientale, così come modificato dal decreto legislativo 116 del 2020 e appunto successive modificazioni e integrazioni. Anche l'articolo 22 al comma 1, non so se lo devo leggere tutto, comunque dice presupposto oggettivo dell'applicazione del tributo, a un certo punto dice in cui si svolge il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati. Anche qui l'attuale abbiamo appunto eliminato la parola assimilati. La stessa cosa per l'articolo 2, abbiamo visto, avete anche voi ovviamente le modifiche in grassetto, suppongo. L'articolo 2, ai fini dell'esistenza del presupposto oggettivo, non è rilevante l'effettivo utilizzo del servizio, bensì l'idoneità dell'immobile alla produzione del rifiuto. E qui c'è sia esso domestico o speciale, assimilato all'urbano. Il nuovo appunto comma 2 elimina questo termine, quindi speciale assimilato all'urbano. Lo stesso dicasi per l'articolo 25 al comma 1, dove nella determinazione della superficie dei locali, delle aree scoperte assoggettabili alla Tari, non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati agli urbani. Quindi nel nuovo articolo 1 abbiamo lasciato soltanto rifiuti speciali. Idem per l'articolo 2. A un certo punto dice esenzione di cui la comma 1 viene riconosciuta solo sulle aree operative, sulla parte di aree dei depositi, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva occupata da materie prime e o merci, merci logicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili. Quindi il nuovo articolo 2 abbiamo eliminato appunto non assimilabili. Anche l'articolo 26 nel titolo
come potete notare c'era scritto produzione di rifiuti speciali non assimilati e assimilati agli urbani, uso promiscuo, è diventato produzione di rifiuti speciali e urbano, uso promiscuo, quindi abbiamo eliminato appunto assimilati. Lo stesso dicasi per l'articolo 29 al primo comma: le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati. È diventato appunto, sempre primo comma dell'attuale, gestione dei rifiuti urbani. Lo stesso dicasi per il comma 5, i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, è diventato il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, eliminando assimilati. Per quanto invece riguarda l'articolo 30, ovviamente è completamente cambiato, modificato, perché come appunto sappiamo bene c'è stata la nuova metodologia Tari del calcolo appunto della Tari. Quindi l'articolo 30 che parlava del piano finanziario è così modificato, quindi lo devo leggere tutto. La determinazione delle tariffe del tributo, quindi attualmente, avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio gestione rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 1,683 della legge del 27 dicembre 2013 numero 147. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone attualmente il piano economico finanziario secondo quanto previsto dal MTR, sarebbe il nuovo metodo tariffario, di cui alla delibera 443/2019 dell'ARERA, cioè l'autorità per la regolazione dell'energia, reti e ambiente, e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta autorità, e lo trasmette all'ente territorialmente competente. Quindi questi sono i passaggi da tenere presente. Il piano economico finanziario poi è corredato da tutte le informazioni e gli atti necessari alla validazione dei dati impiegati, e in particolare da una dichiarazione ai sensi del DPR 445 del 2000 sottoscritta dal legale rappresentante attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge. Poi vi è una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti. La procedura di validazione, come appunto abbiamo detto anche nel primo punto all'ordine del giorno, consiste appunto nella verifica della completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni necessarie appunto alla elaborazione del piano economico finanziario, e viene svolta dall'ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore. Sulla base della normativa vigente, l'ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione in coerenza con gli obiettivi definiti. L'ARERA, quindi, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente la approva. Fino all'approvazione da parte dell'autorità di cui al comma precedente si applicano quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente. Poi l'articolo 31, il comma 2 viene eliminato quando dice: tuttavia, in deroga a quanto sopra alle norme di cui l'articolo 1,169 della legge 296 del 2006, le tariffe del tributo e la maggiorazione possono essere modificate entro il termine stabilito dall'articolo 193 del decreto legislativo 267 del 2000, ove necessario per il ripristino dei tributi. Nel nuovo articolo viene appunto eliminato la maggiorazione. Poi sempre per quanto detto prima, all'articolo 6, lettera A,
dice: la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani assimilati. E quindi il nuovo articolo 6, lettera A, elimina appunto assimilati. Poi articolo 32. I soggetti che risultano iscritti, giusto? Il comma 4, abbiamo eliminato, è scritto anche in grassetto, per utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel comune per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero, appunto quelli iscritti all'AIRE, e per gli alloggi a disposizione degli enti diversi dalle persone fisiche, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito da in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 55, redatta da certificazione anagrafica attestante la composizione del nucleo familiare del comune di residenza. È stato eliminato nel nuovo articolo 4 la dicitura iscritti AIRE. Poi l'articolo 32, al comma 3, i soggetti che risultano iscritti negli elenchi dell'anagrafe del comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti in caso in cui si tratta di anziano dimorante in casa di riposo, purché forniscano idonea documentazione. In questo caso, diceva, abbiamo aggiunto in caso di contribuente unico occupante dimorante in casa di riposo il tributo è ridotto alla metà, quindi abbiamo agevolato riducendo appunto il tributo alla metà. L'articolo 36 invece è sempre la questione dei rifiuti urbani assimilati, quindi il comma 1 dove dice in grassetto il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta di rifiuti urbani e assimilati, abbiamo appunto eliminato assimilati nel nuovo articolo 36,1. Nel invece comma 6, articolo 36, abbiamo aggiunto, ai fini di un semplice chiarimento, abbiamo aggiunto che si considerano comunque ubicate in zone servite tutte le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità. Quindi un comma che abbiamo voluto aggiunto soltanto per chiarire questo concetto. Poi articolo 37, comma 1, lettera A. Prima diceva che abbiamo delle riduzioni pari al 10% per le abitazioni occupate da famiglie con un componente del nucleo familiare che svolge attività di studio o di lavoro per un periodo superiore a 6 mesi fuori dal territorio regionale. Per agevolare tutte le categorie, tutte le famiglie che hanno appunto, che si trovano in questa situazione, abbiamo eliminato fuori dal territorio regionale. Quindi comunque articolo 37,1 lettera A del nuovo si ferma appunto per un periodo superiore a 6 mesi, mentre abbiamo aggiunto sempre del 36 a lettera F, il tributo è dovuto in misura ridotta di 2/3 per una sola unità immobiliare a uso abitativo non locata o data in comodato d'uso posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. Mentre abbiamo aggiunto l'articolo 37 bis, che viene intitolato agevolazioni per avvio al recupero dei rifiuti urbani, che diciamo è la novità importante di questo regolamento per le utenze non domestiche. Quindi le utenze non domestiche possono, con la nuova normativa, conferire anche al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti
sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione. E per tali superfici sono tenuti alla corresponsione solo della parte fissa. Per le utenze non domestiche, di cui al comma 2, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a 5 anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale. Le modalità per richiedere l'uscita del servizio pubblico sono stabilite dall'articolo 55 bis, che vedremo dopo, del presente regolamento. L'articolo 38 è sempre la solita, quindi all'articolo, al comma 3, al produttore di rifiuti assimilati agli urbani, il nuovo elimina appunto assimilati agli urbani, quindi sarà soltanto rifiuti urbani. L'articolo 38 bis invece è un'agevolazione che ha previsto il Comune, abbiamo ampliato quindi le agevolazioni, quindi non riguarda la nuova normativa del piano tariffario. Abbiamo praticamente aumentato, quindi l'articolo comma 2, articolo 38 bis comma 2, abbiamo aumentato la riduzione del 50% per i soggetti di cui al comma 1 in caso di valore ISE tra i 2, prima era quello vigente era tra i 2 e 4.000, quello attuale l'abbiamo aumentato a 5.000, come anche per i disabili, quindi il comma 3 è riconosciuta la riduzione del 20% per le utenze domestiche nel nucleo familiare se è presente un disabile riconosciuto invalido al 100%, prima era con un ISE pari a 12.000, il nuovo articolo abbiamo portato a 15.000. per effetto appunto delle situazioni di disagio che l'anno scorso e che si sono ovviamente avute anche in quest'anno per effetto della pandemia. Per quanto riguarda l'articolo 41, è sempre la questione al comma 1 di eliminare per il servizio gestione di rifiuti assimilati, il nuovo articolo elimina. In realtà l'articolo 1, oltre a questo, dobbiamo aggiungere, qui lo leggo tutto in pratica, l'abbiamo adeguato al canone unico, quindi l'articolo 1 dice per il servizio di gestione di rifiuti, quindi abbiamo eliminato assimilati, prodotti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente con o senza autorizzazione locali o aree pubbliche o di uso pubblico è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibili destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate soggette al canone di cui l'articolo 1,837 della legge 27 dicembre 2019 numero 160. Anche l'articolo 6 è stato modificato, quindi prima prevedeva che l'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo assolta con il pagamento del tributo ed effettuarsi con le modalità e i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi di aree pubbliche. Ovviamente ricordate che adesso abbiamo il canone, quindi l'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone, di cui l'articolo 1,816 della legge 27 dicembre 2019 numero 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopracitato canone. Per l'articolo invece 42, allora il comma 1 abbiamo sempre eliminato rifiuti e servizi, mentre il comma 2 l'abbiamo modificato in questo modo, qui lo leggo tutto, quello vigente: il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia città metropolitana, quindi è stato cambiato questo passaggio ovviamente. Mentre il comma 3 è stato aggiunto, il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della Tari secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 luglio 2020 e dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 ottobre 2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi
dal modello di pagamento unificato di cui l'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 97 numero 241, ovvero dalla piattaforma di cui l'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo del 7 marzo 2005 numero 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale alla competente provincia città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal decreto del ministro del Ministero dell'Economia del 1 luglio 2020. Per quanto riguarda invece l'articolo 43, la riscossione, abbiamo aggiunto all'articolo 1 una nuova forma di modalità di pagamento, ossia oltre ai servizi elettronici di incasso e pagamento interbancari e postali abbiamo aggiunto anche la piattaforma del PagoPA. Mentre al comma 2 abbiamo aggiunto, quindi come si vede anche in neretto, al secondo o al terzo capoverso, secondo, l'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'articolo 7 della legge 2012 del 2000, nonché tutte le indicazioni contenute appunto nella nuova delibera, quindi ARERA numero 444 del 2019. E può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente. Il comma 8, abbiamo aggiunto le scadenze e il numero delle rate sono stabilite dal Consiglio Comunale in sede di approvazione delle tariffe TARI. Per quanto riguarda invece le dichiarazioni TARI, è sempre, abbiamo tolto il nuovo diciamo articolo. Abbiamo tolto, diceva, indicazioni delle eventuali parti della superficie dei rifiuti speciali non assimilati, abbiamo eliminato appunto non assimilati agli urbani. Mentre c'è un nuovo articolo, che è il 55 bis, che l'abbiamo ovviamente aggiunto, che riguarda la questione appunto delle utenze non domestiche. Allora, l'obbligo di comunicazione per l'uscita e il reintegro del servizio pubblico di raccolta, cioè no, questo è il titolo, obbligo di comunicazione, okay. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui l'articolo 238,10 del decreto legislativo 152, come novellato dal decreto legislativo 116/2020, e conferire al recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, devono darne comunicazione preventiva al comune tramite PEC all'ufficio tributi entro il 30 giugno di ciascun anno, quindi andiamo a specificare quello di cui abbiamo detto prima, con effetti a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo. Ovviamente in fase di prima applicazione il termine per l'uscita del servizio è a decorrere dal 1 gennaio 2022, quindi è fissato entro il 31 maggio 2021, ai sensi dell'articolo 30,5 del decreto legislativo 41 del 2021, convertito con legge 69 del 2021. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa attività, nella quale devono essere indicati l'ubicazione degli immobili di riferimento, le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolte in via prevalente e quindi con relativo codice Ateco, i quantitativi stimati dai rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico da avviare a recupero, distinti per codici relativi all'elenco europeo dei rifiuti, ER, la durata del periodo non inferiore ai 5 anni per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso, quali cassoni, container, soggetti, eccetera. Alla comunicazione devono essere allegati idonea documentazione anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il o i soggetti che effettuano l'attività di recupero dei rifiuti, quindi impianti di primo conferimento che effettuano ad esempio il recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI. Le comunicazioni già pervenute entro il termine del 31 maggio 2021, non contenenti tutte queste informazioni, nonché la documentazione prevista dal presente comma,
devono essere integrate entro il termine perentorio del 30 settembre 2021, pena la decadenza. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo, di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021 o entro il termine del 30 giugno a decorrere da 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico. Il Comune, in particolare qui l'Ufficio Tributi, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio Ambiente, ai fini del distacco dal servizio pubblico. Le utenze non domestiche che intendono riprendere e ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi dei soggetti privati devono comunicarlo tramite PEC al Comune, in particolare, come dicevo, l'Ufficio Tributi, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione della comunicazione annuale da trasmettere sempre tramite PEC all'Ufficio Tributi, pena la decadenza, con le modalità entro i termini indicati dal successivo comma 7. Entro il 20 febbraio di ciascun anno, quindi, l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune, Ufficio Tributi, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero dell'anno precedente, che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita ed esumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti, allegando l'attestazione rilasciata dal soggetto o dai soggetti che hanno effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza a cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto l'operazione di recupero. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli e ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta e alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della tari dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti, in caso di fuoriuscita del servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa, indebitamente esclusa dalla tassazione. Pertanto, che non ho? Perché non ho? Quindi infine c'è l'eliminazione dell'allegato A, che sarebbe rifiuti speciali assimilati agli urbani, di cui sempre dicevamo prima, e la modifica dell'allegato B, dove dice la categoria 11, prima veniva definita come uffici, agenzie e studi professionali, adesso è rimasto uffici e agenzie. Mi ricordo dell'anno scorso, ok. Quindi, considerato il parere di regolarità tecnica espresso dal dirigente del primo settore, nonché contabile del secondo settore, dirigente del secondo settore, parere favorevole del Collegio dei Revisori, considerato che è stato esaminato il provvedimento dalla terza commissione consiliare, si sottopone al Consiglio di modificare appunto il regolamento TARI con tutte le sue modifiche, e di confermare ovviamente gli articoli di cui dello stesso regolamento, perché ovviamente ho letto soltanto le modifiche, quindi dovete approvare sia le modifiche ma ovviamente confermare gli articoli che non sono stati modificati. Grazie. Grazie Assessore, andiamo avanti con la discussione. Prego Consigliere Santa Maria. Sì. Buonasera Presidente, Sindaco, colleghi, consiglieri.
Assessore, una domanda giusto per avere un chiarimento in merito alle date di presentazione della domanda per quelle attività non domestiche che vorrebbero fare in privato il conferimento dei rifiuti, è legata al 2021, al 31 maggio, ma noi stiamo oggi approvando il regolamento, quindi il 31 maggio, quindi è previsto per noi, cioè non si può derogare o non c'è una fase transitoria, visto che dice. Sì, però la mia domanda è: il Consiglio Comunale può andare in deroga facendo un articolo in via transitorio, come di solito si fa in questi casi, per chi potrebbe usufruire, visto che comunque noi stiamo approvando oggi questo regolamento e pertanto in via del tutto eccezionale, in via transitoria, si potrebbe definire una seconda data, e questo se lo possiamo o non lo possiamo fare. Prego, dirigente o l'assessore, se vuole rispondere al microfono, prego. Sì, allora la deroga, diciamo, a favore è possibile, però noi l'abbiamo, diciamo, ritenuta inopportuna perché è stabilita da una norma di legge. Abbiamo previsto la possibilità di adeguare, per quelli che hanno già presentato le domande, alla documentazione prevista come da regolamento, anche perché la norma è stata poi interpretata dal decreto sostegni, non prevedeva una, diciamo, una scadenza relativamente al 2021, cioè non si sapeva all'inizio, per, diciamo, la fase di prima applicazione, se c'era già una scadenza oppure se si potesse addirittura già fuoriuscire da quest'anno. Infatti una prima domanda che è arrivata richiedeva l'uscita dal servizio a partire dal 2021. Poi il legislatore ha chiarito che l'uscita dal servizio deve essere comunicata sempre l'anno precedente per far sì che l'ente, insomma, si attrezzi per garantire la fuoriuscita. Però comunque in astratto è possibile. Grazie. Grazie. Infatti, diciamo, giusto a beneficio di tutti i consiglieri, viene richiamato, come diceva il dottor De Benedetto, le previsioni normative, appunto, ai sensi dell'articolo 30, comma 5 del decreto legge 41/2021, convertito con legge numero 69/2021. Queste sono le previsioni. Andiamo avanti, prego, consigliere Ciavarella. Grazie, presidente. Io vorrei fare qualche domanda tipo generale, perché se consideriamo che in futuro, il prossimo anno, arrivano più domande, questo ho avuto modo anche di chiederlo ieri in commissione, e quindi, visto che le attività hanno la facoltà di decidere per conto proprio, insomma, se vogliono fare contratti con ditte esterne, che cosa è stato previsto per la copertura del servizio, visto che il servizio dovrebbe essere coperto al 100% e sicuramente ci sarebbero meno introiti se le attività decidono, insomma. Adesso mi sa di aver capito ieri che sono solo tre attività, però in futuro vorrei anche chiedere se per la gara in atto è stato previsto qualcosa, che ne so, una variazione, si potrebbe rinegoziare il servizio, non so, che cosa è stato previsto? Grazie, ha chiesto la parola l'assessore Fraschini, prego. Allora sì, diciamo che io potrei rispondere in merito al punto legato alla gara. In realtà dipende dal numero, cioè nel senso che ovviamente quando si fa un contratto, una gara d'appalto, vengono incluse nel censimento quelle che sono le attività che usufruiscono del servizio.
Ovviamente nel corso dei 2 anni, se parliamo di una gara ponte, possono esserci attività che aprono e altre attività che chiudono, quindi in questo caso è come se viene considerato un costo a corpo, quindi non si può andare ad attribuire un singolo costo ad ogni singola azienda. Il discorso ovviamente cambierebbe se ad esempio tutta la zona PIP chiedesse l'esonero completo della Tari, e in questo caso magari l'azienda non andrebbe più nella zona PIP, quindi magari ci sarebbe un numero talmente importante di aziende che escono fuori dal servizio tale da dover riconsiderare eventualmente i costi e magari o convertire quei costi in ulteriori servizi o comunque chiedere un rimborso, diciamo quello, diciamo, può ricadere nelle cosiddette varianti del contratto successivo, però ad oggi non si può prevedere quello che potrebbe succedere. È un po' come quello che avviene anche sulle nuove abitazioni. Sì, se ci sono delle variazioni tali da se ci sono delle variazioni talmente importanti tali da dover chiedere una variazione, si può comunque variare, quello non è un problema. È un po' come è previsto proprio nel codice degli appalti. Sindaco, se vuole replicare al microfono, altrimenti. Grazie Presidente, lo dico, è previsto dal codice degli appalti. Il codice degli appalti consente alla stazione appaltante di apportare delle modifiche, concordandole con la ditta, al contratto, nella misura di, ci sono delle percentuali delle misure, ove ricorrono i presupposti. Faccio un esempio, per 2 volte questo credo sia avvenuto. La prima, e ne sono certo, all'inizio credo nel 2016-2017, con l'ampliamento della raccolta differita da porta a porta nelle zone verso mare, lì abbiamo fatto una variazione del contratto altra motivazione. Poi può essere che, e come è avvenuto credo 2 anni fa a seguito di contestazioni che sono state fatte, la ditta che doveva riconoscerci un ristoro per materiale non conforme eccetera, ci ha proposto delle cose, quindi vuol dire questa possibilità sussiste non perché lo preveda il bando, ma perché lo prevede il codice degli appalti, ove ricorrono i presupposti, ove si concordi tra le parti la ragione migliore. Questo volevo dire. Grazie, prego consigliere Ciavarella. Io ricordo il 2016-2017, quello che ha richiamato il sindaco, fu fatta un'altra gara, quindi agli stessi patti e condizioni, poi fu integrata la... Sì, ricordo così. Il sindaco faceva riferimento a delle migliorie apportate in corso d'opera. Sì, Presidente, no, la prima 2016-2017, poi abbiamo fatto un'altra gara perché la gara ponte durava 1 anno, ma successivamente, ma all'inizio, proprio pronti via, abbiamo fatto una variante al contratto nella misura, forse il segretario, vabbè non c'era, del 15%, avevamo un range ed era, se non erro, 240.000 euro per 6 mesi. 120 per 6 mesi, 240, 240. Sì, adesso è 240 per 1 anno. E rientrava nel 15%, non voglio sbagliare con i numeri, ma 15% rispetto alla contrattualizzazione. Il codice degli appalti lo consente. Poi dopo facciamo un'altra gara. Allora, credo di essere stato chiaro. L'importante è che domani, se tante attività fanno per conto proprio, questo non ricada una spesa, un aggravio sui cittadini. Questo è. Grazie, consigliere Ciavarella. Prego, sindaco. Questo anche a vantaggio, a beneficio di chi ci ascolta da casa. Noi abbiamo comunque sempre previsto la direzione esecutiva del contratto, il DEC fa le valutazioni in merito a quello che deve essere riconosciuto come da servizio e lo rapporta continuamente a quello che l'azienda espleta, a quello che l'azienda deve fare. È ovvio che ove l'azienda, per motivazioni che citava il consigliere Ciavarella, non dovesse più raccogliere nella zona verso mare, computerebbe quel tipo di servizio che sarebbe eventualmente riconosciuto con, questo mi viene in mente, bonifiche ulteriori. Può essere che l'azienda possa proporre quelle bonifiche delle contrade eccetera, si fa
una valutazione e viene riconosciuto, ma si concorda tra le parti. Ecco, tutto qua. Però questo assolutamente sarà possibile lì dove. Come dicevo ieri, diciamo che l'agevolazione non consiste nell'esonero totale della tassa, ma solo nell'eliminazione della quota variabile. Se a questo poi aggiungiamo il fatto che il nostro, diciamo, tessuto produttivo non ha le caratteristiche tale da preoccuparci, cioè non abbiamo realtà, diciamo, di industrie o di soggetti grossi che potrebbero avere dei benefici utilizzando un operatore privato, quindi al momento, diciamo, questa preoccupazione non c'è. È chiaro che però in astratto si può verificare un'ipotesi, sì, per cui al momento, diciamo, la preoccupazione non c'è, considerando che comunque le richieste che sono pervenute andranno in onda, diciamo, dall'anno prossimo, e poi vedremo dall'anno prossimo per l'anno 2023. Grazie dottor De Benedetto, andiamo avanti con la discussione. Prego consigliere D'Amico, ha chiesto la parola. Sì, grazie presidente, saluto i colleghi presenti e il pubblico che ci segue da casa in streaming. No, volevo semplicemente sottolineare la bontà del fatto che per quanto riguarda i contributi a favore dei soggetti in condizioni di grave disagio sociale per i portatori di handicap, comunque c'è stata, diciamo, la volontà dell'amministrazione di ampliare la platea dei beneficiari, perché siamo passati dal, per quanto riguarda la riduzione parziale del 50% della tassa, fino all'anno scorso, se non erro, era dai 2.000 ai 5.000 euro di reddito di valore ISE, e sempre la riduzione del 50% era dai 2.000 ai 4.000 euro, quest'anno è stata passata da 2.000 a 5.000 euro, quindi è stato allargato l'intervallo, così come fino all'anno scorso per i nuclei familiari in cui era presente un soggetto invalido al 100%, l'anno scorso il reddito era di 12.000, quest'anno è stato alzato a 15.000 euro, quindi prendo atto della bontà di questi interventi. Volevo solamente chiedere al dirigente qual è più o meno il costo previsto della misura e quante sono state le domande pervenute fino all'anno scorso, non lo so, presso i servizi sociali. Grazie, prego dottor De Benedetto. Sì, allora l'anno scorso abbiamo avuto intorno a 121-122 domande complessivamente, cioè tra i soggetti in esonero, quelli in riduzione, che poi sono pochi, ma in prevalenza, diciamo, oltre una settantina di domande sono quelle, diciamo, dei disabili con invalidità al 100%. La misura l'anno scorso ci è costata poco più di 10.000 euro. Abbiamo un capitolo di bilancio di 30.000 euro, ragione per la quale abbiamo, diciamo, ritenuto, abbiamo stimato una maggiore spesa di 10.000 euro, ma ripensiamo sempre nel tetto, cioè abbiamo la copertura di bilancio per questa operazione. Grazie dottor De Benedetto, prego sindaco. Sì, grazie presidente, ad integrazione di quel che diceva il dirigente De Benedetto. Quando abbiamo introdotto questa misura, facevamo assieme al vice sindaco e tutti gli assessori della giunta questo tipo di valutazione, ossia la misura sarebbe stata sperimentale proprio per quotare, ecco, la platea, proprio per comprendere il reale bisogno, per andare poi a modificare il provvedimento e a capire quale platea potesse accedervi. Oggi come oggi abbiamo capito, rispetto a queste domande, che possiamo, che potremmo in futuro spingerci sull'ampliamento del reddito ISEE per l'esenzione totale e per lo sgravio del 50%, visto e considerato che quella del reddito ISEE disabili più o meno è stata inquadrata. Quindi, avendo 20.000 euro di sfido, così mi viene da pensare, di dire, o potremmo per carità decidere in bilancio in futuro di aumentare, portarla a 40 e 50, potremmo nel prossimo bilancio anche estendere questa fascia di reddito ISEE e per le esenzioni totali e per le riduzioni magari a 8.000, magari a 10.000, dando ancora più agevolazioni alle famiglie. Grazie. Grazie sindaco, prego consigliere D'Amico. Sì, un'altra domanda, il costo di queste riduzioni, ossia il mancato gettito legato appunto alle esenzioni totali o parziali
dei soggetti in grave disagio sociale per i portatori di handicap, poi viene spalmato sugli altri contribuenti relativamente alle utenze domestiche sempre? Prego, dottor De Benedetto. No, assolutamente no, è una misura a carico, diciamo, della fiscalità generale, a carico del bilancio. Grazie, andiamo avanti, se non ci sono altri interventi possiamo passare alla votazione del punto in oggetto. Prego, consigliere Santa Maria, per dichiarazione di voto. Sì, Presidente, con il consigliere Ciavarella, e anche se assenti, però ci siamo confrontati con il consigliere Pignataro e Tortelli, visto anche il momento difficile che un po' tutti stiamo attraversando, per quanto ci riguarda questo provvedimento da noi è a favore, pertanto siamo d'accordo con le modifiche e con tutte le riduzioni riportate in questo provvedimento. Grazie consigliere. Passiamo quindi alla votazione del punto in oggetto, ricordo, modifiche regolamento IUC Tari, tassa rifiuti. Favorevoli al punto in oggetto, alzate le mani. Anche in questo caso l'unanimità 12, si vota per l'immediata eseguibilità del provvedimento. Favorevoli, unanimità 12. Anche il punto numero 2 viene approvato. Terzo e ultimo punto all'ordine del giorno: approvazione tassa rifiuti Tari per l'anno 2021 e agevolazioni per le utenze non domestiche. Emergenza Covid-19, relazione all'assessore Scattarella. Prego. Grazie Presidente. Allora, in particolare questa delibera ha ad oggetto soltanto le agevolazioni per le utenze non domestiche per l'emergenza Covid, quindi tutte le agevolazioni previste, sì, con l'approvazione delle tariffe, tutte le agevolazioni previste per le utenze domestiche ovviamente sono confermate nel regolamento di cui ovviamente suppongo allegato, giusto? Avete allegato del regolamento. Quindi questo riguarda soltanto le utenze non domestiche dovute all'emergenza Covid. Ricordando sempre, come diceva già l'assessore Fraschini, l'adozione del piano finanziario dell'anno 2021 dell'AGER, che è stata da noi trasmessa il 22 giugno 2021, che è la delibera 203, andiamo quindi ad approvare sia appunto le tariffe della tassa rifiuti, perché abbiamo avuto la validazione, e quindi le agevolazioni. In particolare vorrei ricordare che per quanto concerne le agevolazioni per esercizi commerciali e le attività economiche, abbiamo stanziato la somma pari a 146.471 più una somma riveniente già dal 2020 dell'avanzo appunto vincolato di 280.550,38. Quindi le agevolazioni per le utenze non domestiche sono pari a 427.021,38. Ovviamente qual è stata la scelta dell'amministrazione? Avendo questo avanzo abbiamo ritenuto opportuno agevolare sia le attività che effettivamente sono state chiuse per decreto, quindi quelle che sono state chiuse coattivamente, ma anche quelle che pur essendo aperte hanno avuto un calo, diciamo, inevitabile di fatturato. Nello specifico, in allegato avete tutte le categorie riguardanti le utenze non domestiche. Cosa abbiamo previsto? Per le attività chiuse, quindi quelle obbligatorie, abbiamo previsto l'esenzione totale, quindi la riduzione del 100% per la quota variabile e l'80% della quota fissa, quindi quasi l'esenzione totale. Per le attività invece che sono rimaste aperte, ma che comunque hanno avuto un calo di fatturato dovuto appunto all'emergenza sanitaria, abbiamo previsto anche per loro l'esenzione totale della quota variabile e del 45% della quota fissa. Inoltre abbiamo deciso di riportare la rateazione del pagamento della Tari a 4 rate, appunto per agevolare sia le famiglie sia le utenze non domestiche. Quindi abbiamo previsto 4 rate, la prima il 31 luglio 2021, la seconda il 15 settembre 2021, la terza il 31 ottobre ovviamente 2021 e la quarta il 15 dicembre 2021. Ovviamente per chi avesse la possibilità c'è anche l'unica soluzione entro il 31 luglio 2021. Dovrei fare una precisazione: nel deliberato
abbiamo praticamente, se avete notato, abbiamo riscritto la riduzione del 100% della quota variabile dell'80% riportando le categorie che sono legate, qui le abbiamo specificate. Alla lettera B, quando c'è la riduzione del 100% della quota variabile e del 45% della quota fissa, c'è anche in realtà la categoria 19, cioè la categoria relativa alla carrozzeria, autofficine e elettrauto, cioè anche loro verranno comunque agevolate, è stato diciamo dimenticato il numero, ma in realtà si evince dal punto 6 quando dice che sono escluse le categorie, le categoria 14, le farmacie, la categoria 13, la categoria 27, 28, 25, la 9, qui non viene citata la 19, quindi per differenza si evince che la categoria 19 è stata inclusa tra le riduzioni ma non è stata indicata, quindi sì, è saltato nella, quindi abbiamo previsto il mancato gettito anche della categoria 19, solo che non è stato indicato. Mi hanno detto il segretario che era doverosa questa diciamo specifica, che non è necessaria ovviamente la modifica, e quindi abbiamo perché è stato sì quantificato il mancato gettito, abbiamo chiesto anche appunto alla gestione che si occupa appunto di calcolare il mancato gettito, quindi sottopongo al Consiglio di approvare queste riduzioni, quindi agevolazioni per attività non commerciali pari a 427.021,38 e di dare atto anche che, la possibilità di effettuare le quattro rate, come dicevo prima, che c'è stato ovviamente il parere di regolarità tecnica del dirigente, nonché di dare atto che ci sono i capitoli relativi alle spese per agevolazione TARI, imprese Covid-19 finanziate sia per un importo pari a 280.550,38 nonché il capitolo relativo alle spese agevolazione TARI pari a 143.497,45. Grazie. Grazie Assessore, quindi il Consiglio prende atto della precisazione, quindi giusto per conferma Assessore, guardo lei, la categoria 19, diciamo nel punto numero 4, lettera A, giusto? Deve essere compresa anche la categoria 19, lettera B, quindi viene compresa anche la categoria 19, anche se sì, non è precisata nel corpo della delibera. Perché si vince dal punto 6. Sì, quindi è un refuso, diciamo una mancanza. Sì. Il Consiglio prende atto, prego Consigliere Santa Maria. Sì, Presidente, proprio in merito a questo, siccome molte volte non vengono lette le trascrizioni, pertanto si legge la delibera, io proporrei di fare proprio la modifica alla delibera e aggiungere la categoria 19, così quando viene pubblicata uno legge e legge per bene, visto che siamo in Consiglio, se siamo tutti d'accordo. C'è stato un refuso, perché non tutti vanno a leggere le trascrizioni, pertanto qualcuno potrebbe essere indotto ad errore. Sì, gli emendamenti come previsto dal regolamento devono essere formulati in maniera scritta con il parere del Collegio dei Revisori. In questo caso diciamo si tratta di una precisazione che viene fatta pubblicamente in Consiglio Comunale, quindi non è necessario un emendamento espresso, diciamo, si tratta solo di un chiarimento che, come è accaduto anche in precedenza in altre circostanze, diciamo il Consiglio Comunale ne prende atto. Grazie, quindi il Consiglio Comunale semplicemente ne prende atto di quello che ci dicono gli uffici, ovviamente poi quelli che dovranno applicare il regolamento sono gli uffici che, mi dice il dottor De Benedetto, ha già previsto quindi la categoria 19 come esenzione, riduzione del 100% e quindi riduzione quota variabile del 45%. Quindi andiamo avanti, semplicemente il Consiglio prende atto e andiamo avanti con i lavori. Prego Consigliere Ciavarella. Chiedo scusa Assessore, forse mi sono distratto quando ha letto la relazione, ma tutto questo è per l'anno 2021 e invece la chiusura dell'anno 2020? È stata menzionata, diciamo, perché ci sono state
anche attività che sono state chiuse da ottobre del 2020, no? Quindi che cosa viene previsto per questo? Grazie, allora, prego, assessore. Questo è relativo all'anno 2021. Con la delibera dell'anno scorso, sì, oggi approviamo le tariffe 2021 e agevolazioni. Per l'anno 2020 avevamo già approvato delle agevolazioni, quindi l'abbiamo già fatto per l'anno 2020. Queste sono in più per l'anno 2021. Diciamo, aggiungo a quello che ha detto l'assessore, noi qui dobbiamo approvare le tariffe per l'anno 2021. Questo l'anno 2020 2021. Sono state già approvate, non possiamo più intervenire, corretto? Mi corregga se sbaglio. Facciamo le agevolazioni, si ricorda, più o meno con la stessa categoria, quelli aperti. Ah, ok. Sempre allora, nell'approvazione delle tariffe, quindi l'anno bilancio. Scorso fu, mi sa, successivamente. Sì. Prego, consigliere Ciamarella, prego. Parli al microfono. Sì. Prego, sindaco. Allora, in realtà il consigliere Ciamarella concettualmente non ha torto, perché l'anno scorso noi abbiamo approvato in Consiglio Comunale, chiaramente in periodo antecedente alle successive chiusure, delle agevolazioni che il governo ci imponeva, perché in realtà il governo prevedeva delle somme che noi dovessimo ricevere come ristoro per esentare quelle attività che nel primo lockdown, così per intenderci, avevano chiuso. Poi ci sono state palestre, altre attività che a ottobre hanno chiuso. Noi però abbiamo aumentato, non facendolo apposta, abbiamo aumentato l'agevolazione rispetto a quella che come minimo il governo suggeriva. Abbiamo aumentato una percentuale, e questo lo dico perché da un confronto tra sindaci avvenuto nelle nostre chat di comuni metropolitani, effettivamente si pensava a dare un aiuto a quelle attività che per due mesi avessero chiuso nuovamente. Io comunicai proprio questa cosa ai miei colleghi, ossia che noi, ecco, fortunatamente avessimo previsto una misura maggiore. Purtroppo, per come la norma prevede l'approvazione delle tariffe, non c'è un infrannuale, ecco. Però a conti fatti, se dovessimo veramente provare a metterci a fare i conti della serva, noi abbiamo agevolato e abbiamo forse riconosciuto qualcosina in più rispetto a quanto effettivamente poi possiamo pur farlo, sì, che sono i due mesi di ottobre, perché li abbiamo anticipati, è come se li avessimo anticipati ad agosto, pur non sapendo, attenzione, ma è vera, allora la considera, no, era una, avevamo la possibilità, non perché pensavamo che si dovesse chiudere, no, decidemmo di dare qualcosa in più rispetto a quello che il governo proponeva, a prescindere. Dopodiché è stato provvidenziale, è stata fortuna, non voglio dire che avevamo la sfida di cristallo, però la considerazione è giusta, perché alcuni colleghi che si erano attenuti a quella percentuale suggerita dal governo si sono preoccupati di confrontarsi con quelle attività, mi riferisco alle palestre, quelle che poi hanno chiuso totalmente da ottobre in poi, e quindi quei due mesi che facevano notare questa cosa. La considerazione non è sbagliata, questo volevo dire. Grazie sindaco, non so se possiamo andare avanti. Consigliere Di Donna, mi scusi, non le ho ceduto la parola, prego. Si sente? Adesso sì. Grazie Presidente, scusato comunque, non si prego. Ancora una volta parliamo di interventi a favore di famiglie e di attività commerciali che hanno subito notevoli disagi nell'anno pandemico. Il nostro supporto non è mai mancato a queste due categorie che troppo hanno subito e sono il cuore pulsante della nostra città. In particolare parliamo di una somma totale di 427.000 euro, 021 e 38, a favore delle attività commerciali, come già anticipato dall'assessore Scattarella. La nostra attenzione non si è solo soffermata sulle attività che hanno subito la chiusura coatta, ma anche chi dalle restrizioni ha subito importanti perdite e riduzioni di fatturato.
Parlando di chiusura coatta, la quota variabile dell'esenzione è totale, mentre la quota fissa è ridotta dell'80%. Per le attività produttive, invece, che la pandemia ha causato un notevole calo del fatturato, la quota variabile è del totale del 100%, la quota fissa è ridotta del 45%. Io le leggo le attività impegnate perché non l'ha fatto prima l'assessore. Allora, le categorie sono nello specifico musei, biblioteche, scuole, associazioni e luoghi di culto, cinematografi e teatri, autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi, stabilimenti balneari, esposizioni e autosaloni, alberghi con ristorante, alberghi senza ristorante, case di riposo, ospedali, uffici e agenzie, banche ed istituti di credito, studi professionali, negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramente e altri beni durevoli, edicola, farmacia, tabaccaio, pluriricenze. Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato, banchi di mercato, beni durevoli, attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbieri, estetisti, attività artigianali tipo botteghe, falegname, idraulico, fabbro, elettricista, carrozzeria, autofficina, elettrauto. Questa era la categoria 19 di cui c'era il refuso. Attività industriali con capannoni di produzione, attività artigianali di produzione di beni specifici, ristorante, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, birrerie, hamburgerie, bar, caffè, pasticceria, supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, pluriricenze alimentari e o miste, ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio, ipermercati di generi misti, banchi di mercato, generi alimentari, discoteche e nightclub. Per le famiglie con un valore ISEE fino a 5.000 euro e con famiglie disabili, la Tari è anche lì diminuita. L'attenzione dell'amministrazione è rimasta alta per poter migliorare la qualità della vita di ogni cittadino in questa particolare ripresa economica, tanto da introdurre la possibilità di pagamento in 4 rate, così da non appesantire finanziariamente la quota che le famiglie e le imprese devono pagare. Grazie Presidente. Grazie, andiamo avanti. Se non ci sono interventi, passiamo alle votazioni, alla votazione del punto in oggetto. Ricordo: approvazione tariffe, tassa rifiuti Tari per l'anno 2021 e agevolazioni per le utenze non domestiche, emergenza Covid-19. Favorevoli al punto in oggetto, alzate le mani. Anche in questo caso l'unanimità, 12 voti a favore. Si vota per l'immediata eseguibilità del provvedimento. Favorevoli 12, l'unanimità. Il punto viene approvato. Dichiaro esauriti quindi i punti all'ordine del giorno e sciolgo la seduta. Sono le ore 17:15. Grazie e buona serata a tutti.